Salve a tutti! Oggi in questo video vi mostrerò tutte le mie creazioni, principalmente bracciali, che ho realizzato con i Rainbow Loom. Incominciamo. Ho realizzato questo, che è un braccialetto a osso di drago, e ho anche il tutorial sul mio canale. Poi questo, che è a quadretti, neri e bianchi, e poi con i lati colorati. Si può mettere anche da quest'altro lato. Poi questo, che ho fatto con il Monster Tail nero, e poi con i colori fluo giallo, rosa e arancione. Quest'altro l'ho realizzato usando tutto il telaio. Questo è un altro braccialetto a osso di drago. Questo braccialetto che ho inventato io, fatto a quadrifoglio. Una semplicissima spina di pesce rosa e blu. Per le spine di pesce un tutorial sul mio canale. Un'altra spina di pesce arcobaleno. Poi questa, che è una spina di pesce invertita, ho il tutorial sul mio canale. E un'altra spina di pesce invertita, questa volta sui toni del nero e tutti i colori dell'arcobaleno. Questa, se non sbaglio, si chiama bracciale a code, a barcode, ed è può essere sia con questi colori molto accesi, sia con i colori dell'arcobaleno. Poi ho realizzato questo, che è un altro braccialetto che ho realizzato usando il Monster Tail. Infatti si può usare sia da questo lato che da quest'altro. Questo qua è un altro osso di drago, però l'ho fatto utilizzando i colori fluo. Una spina di pesce che ho fatto utilizzando totalmente i Rainbow Loom azzurri con i pallini bianchi. Un altro braccialetto semplice. Semplicissimo braccialetto a osso di drago. C'è il tutorial sul mio canale. Altro semplicissimo braccialetto a spina di pesce. Un altro braccialetto a spina di pesce invertita, bianco, con sui toni poi dell'arcobaleno. Un altro braccialetto semplicissimo, nero e arcobaleno. Questo braccialetto, che non si capisce molto se lo, quindi ve lo faccio vedere così, è una specie di catena singola, però è più elaborato. Un'altra spina di pesce, questa volta usando tre colori per volta. Un semplicissimo braccialetto a catena singola, che però l'ho fatto senza telaio, quindi solamente con l'uncinetto e una chiusura. E questi loom sono dei loom particolari, da due colori, fucsia e viola, quindi fa questo effetto. Questo braccialetto zig zag. Poi un'altra spina di pesce, questa volta con i colori pastello. Un altro braccialetto a scaglie di drago, però più doppio questa volta, vedete? Semplicissimo braccialetto a croce. Un semplicissimo braccialetto nero con gli infiniti colorati.
questo braccialetto con i tulipani e la pina. Lo trovo molto carino. Un altro braccialetto a scaglie di drago, però questa volta con i colori trasparenti. Braccialetto a catena tripla, c'è il tutorial sul mio canale. Quest'altro braccialetto multicolore, realizzabile sul telaio. Un'altra spina di pesce con i colori trasparente. Quest'altro braccialetto abbastanza complicato, però è molto carino secondo me, che è appena saltato. Credo che farò un tutorial, così ne avrò un altro. Quest'altro braccialetto secondo me è molto difficile, perché ci ho messo parecchio tempo per farlo, però trovo che sia molto carino. Questo, che se non sbaglio si chiama spina di pesce francese, ed è molto particolare. Ecco qui, i colori si incrociano. Poi questo è un tutorial sul mio canale, che è un braccialetto con un fiore. E di questo ce l'ho anche rosa. Un altro braccialetto a spina di pesce invertita, questa volta usando tutti i colori che ho a tutti i colori di Loom che ho a doppio colore, appunto. Un altro braccialetto che se non sbaglio si chiama Zip. Poi quest'altro, che si può fare anche sul Monster Tail. Questo, se non sbaglio, ci ho messo un'ora per realizzarlo. E come ci sono tante spine di pesce piccoline. E come ultimo braccialetto, questo che si chiama Spirilla, che ha come base una spina di pesce. E poi ha tutta questa costruzione intorno. E poi come non braccialetti, ho realizzato questi, che sono dei piccoli charm, tipo dei pompon, e li ho in vari colori: questi giallo arancioni, questo azzurro brillantinato e questo viola. E per questi ho un tutorial sul mio canale. E infine ho queste due palline che ho realizzato con il Monster Tail, ma facilmente realizzabili anche con il telaio, che questa qua con i colori fluo, mentre questa con i colori pastello, che rimbalza. Io le trovo molto carine. Queste sono tutte le mie creazioni con il Rainbow Loom, spero che vi siano piaciute. Se volete che faccia un tutorial su qualcosa che vi ho mostrato, chiedete pure. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!